poi avevamo preparato la puntata, in realtà avevamo preparato la puntata su un tema che a sto punto sono le 9.36, lo facciamo domani, quindi cari ascoltatori avete 24 ore esatto per prepararvi, cioè vorrei sapere quali sono le due estremità tra voi e la vostra compagna o il vostro compagno, se non avete i compagni, siete giovani, tra voi e i vostri genitori, cioè quella situazione dove per esempio arriva il weekend, lui vuole stare sul divano, vuole stare a casa, non vuole uscire, lei vorrebbe andare a scalare le montagne o viceversa, oppure io vorrei andare in montagna a fare le passeggiate, lei vorrebbe stare sempre in spiaggia ad abbronzarsi, non lo so, faccio dei cioè dove sono questi due estremi e ci interessava, lo sai che più lo dici più meno ci interessa, meno interessante meno ci interessa, ma che tema è? Le due estremità, voi volete stare sul divano, cioè, lei in montagna, vorrei sapere, no perché ieri ho letto questa carta, e dove c'era scritto? Leggi anche le carte. Siamo arrivati lì, ci siamo. Oh, ieri sera, ieri sera intanto un grande Milan, se vogliamo fare vero, la rubrica, ieri un grande Milan. Grande Maurizio, Milan. Ma che si è mangiato almeno 4 gol, ma grande Milan, Milan. Devo dire, bisogna fare i complimenti, ovviamente, oltre alla curva. No, volevo dire, ieri leggevo questa carta dove diceva, no? Che carta è? Io non sono mai stata convinta, fin da quando l'hai detto alle 8:30. Ma che ho detto? Ma dimmi te, qual è la tua vacanza ideale e qual è quella del tuo partner? Mm. Ok? Sono cose che sto studiando, che sto scrivendo, capito? Quindi sto studiando delle cose. E quindi mi devo immaginare questi personaggi. Tema proprio X. Allora, quando scrivete dei libri, non so se voi scrivete dei libri, però quando create un personaggio, bisogna anche che lo intervistate. Persona, certo, no? Certo. E quindi io li intervisto e dico ciao, come ti chiami? E dico qual è la tua vacanza ideale? Cioè devi avere tutte, anche se poi nel libro non le metti, ma nella tua testa, certo, devi capire, certo, che tipo di persona è, se uno che gli piace andare in montagna. E quindi io ieri a questi due personaggi ho chiesto. Te l'hai chiesto? Ma a voce alta o dentro la testa? No, io lo chiedo dentro di me, dico allora, ma voi vi piace fare le vacanze insieme o separate? E come ti rispondono? Loro parlano, i personaggi, ma provate a farlo adesso in macchina. State lì in macchina, immaginatevi due personaggi e fategli le domande. Loro la vostra mente risponde sempre. Ok, adesso, vabbè. Siamo sicuri che abbiamo lanciato il tema per la prossima puntata? Domani, vediamo, secondo me da qui a domani mattina non dura questa, perché non è forte. Non è forte. Vabbè. Allora ragazzi, ieri quando ho fatto questo post, perché ho messo questa canzone, molti me l'hanno chiesta, quindi adesso so che molti di voi scriveranno questa, ascoltate da casa, è lunedì, è lenta, non fate così, ok, state calmi, è una bella canzone, parla d'amore, è bella rilassata. Ok, tra l'altro, è ora che dovevano andare. Tra l'altro, sì, per parlare di questo tema avevo preso una frase di un film che mi piaceva, adesso ormai la mettiamo lo stesso, sì, comunque è uno spoiler, perdona. Credevo che saremmo andati avanti in qualche modo, sai, insomma, io lo pensavo, ma io odio la persona che sono con te ora. A volte mi rendo conto, quando ti guardo, che voglio solo che tu te ne vada a fanculo. È che sembra più facile essere te. E io ti invidio, io invidio la tua vita e come sei diventato, sembra essere molto più divertente. Ci sono delle cose di cui ti occupi, ma sembrano piccole cose, io invece mi porto in giro tutta quella merda pesante. E tu me lo lasci fare. Tu mi lasci assumere quel ruolo perché sono brava a farlo. Magari non voglio essere brava. Magari quel ruolo non l'ho mai voluto. Magari non ti sei mai preoccupato abbastanza da fermarti e chiedermi se lo volessi. Credo che tu mi abbia sempre allontanata dalla tua vita e dalle cose divertenti. Credo che tu abbia cercato di separarmi dalle cose divertenti della tua vita, perché se mi ci vedessi dentro realizzeresti che quello è il posto giusto per me. E poi ti sentiresti male per questo.